Siamo alla scuola LAS, la Lonati Anglo American School di Brescia, in compagnia di Paolo Borzacchiello, scrittore, consulente aziendale e uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, che ringrazio per rispondere alle domande di ultima bozza. Come descrivi il tuo ruolo di esperto di intelligenza linguistica? Che figura è? E qui si pone la grande domanda: tu Paolo sei esperto di intelligenza linguistica, ma che cos'è l'intelligenza linguistica? L'intelligenza linguistica è la capacità di conoscere le parole per quello che possono fare davvero. Quindi io studio le parole, studio gli effetti che le parole hanno sul cervello e quindi sulla chimica che poi noi abbiamo all'interno del nostro corpo, quindi sui comportamenti umani. Quindi studiare, capire le parole come funzionano e chiaramente poi intelligenza, utilizzarle a seconda dei contesti in cui vado ad operare. Quindi l'idea di base è: uso le parole sempre in funzione del contesto in cui mi trovo, dei risultati che voglio ottenere dall'interazione e sempre comunque per valorizzare me e gli altri contemporaneamente. Ti chiedo quindi quanto è importante sviluppare il concetto di autostima già in giovane età. Questa è una domanda molto importante e la risposta è importantissimo. Ovvero, prima cominciamo a diventare consapevoli del potere che hanno le parole su di noi e sugli altri e prima riusciamo a costruire un'esistenza, una vita che sia il più possibile coerente, conforme con i nostri desideri più alti. Partendo proprio dal presupposto di cui abbiamo parlato, e cioè che le parole formano e contribuiscono a formare la nostra realtà. Quindi trovo che sia un'idea importantissima quella appunto di divulgare queste informazioni che solitamente, ahimè, non vengono così tanto diffuse, soprattutto a un pubblico così giovane. Hanno tutta la vita poi per lavorarci e per prendere una strada, ecco, un po' più semplice di quella che altrimenti prenderebbero. E il rapporto con i genitori? Per i genitori è altrettanto importante, perché anzi ci dovrebbe sempre essere un dialogo tra il genitore e il figlio, non soltanto dal punto di vista concreto ovviamente, ma da questo punto di vista, cioè la scelta condivisa di parole, di termini, di modi di usare il linguaggio. Quindi se un figlio sa tutte queste belle cose e il genitore parla, tra virgolette, mi si passi, male, ecco che ci possono essere dei problemi a livello anche di fiducia tra il genitore e il figlio, perché il figlio impara a usare il linguaggio in un certo modo, dall'altra parte non trova la corrispondenza. Quindi il dialogo sempre, ovviamente, ma anche la struttura del dialogo dovrebbe essere coerente il più possibile. Quindi un genitore e un figlio che leggono lo stesso libro, lavorano sugli stessi schemi e si impegnano entrambi a fare la stessa cosa, rende chiaramente il tutto molto molto più utile e interessante. Agli studenti durante le lezioni spesso dici che è fondamentale curare anche la forma oltre al contenuto. Ecco, quindi parliamo un attimo della scelta linguistica delle parole che possono cambiare o meno un discorso in meglio o in peggio. Contrariamente a quello che spesso si dice, la forma è importantissima e non significa ovviamente privilegiare la forma al contenuto, anzi. Significa molto, molto semplicemente che, come amo ripetere o come scrivo nei libri, le buone idee da sole non vanno molto lontano. Cioè noi dobbiamo renderci conto che le persone ci giudicano per come parliamo, valutano la bontà delle nostre idee, del nostro prodotto se vendiamo, o di quello che abbiamo imparato a scuola, anche e molto in base al modo in cui noi lo raccontiamo. Quindi la cosa di cui parlavo con i ragazzi stamattina è che certamente conta sapere la lezione, ma conta anche saperla raccontare, così come del resto poi capita nella vita. Quindi superare l'idea che ci sia una differenza, una dicotomia. Sì. Questa cosa però non facciamola vedere poi ai più giovani, altrimenti si spaventano. Questa dicotomia tra forma e contenuto che non esiste. La forma è il contenuto. Il nostro contenuto è mediato dalla forma che usiamo per raccontarlo. Quindi serve saperla e serve saperla raccontare bene. Finora abbiamo parlato di speech, quindi parlare in pubblico, saper relazionarsi con le persone, ma quanto è importante non solo la parola ma anche il paraverbale, la gestualità? Beh, parlando proprio di forma espressiva, una delle componenti più importanti da questo punto di vista è certamente l'uso del linguaggio non verbale e del linguaggio paraverbale, cioè il tono di voce, il volume della voce, la capacità di modulare le informazioni che noi eroghiamo. Quindi in questo caso servono studi, addestramento, un po' di pratica certamente, ma devono essere questi argomenti al centro della nostra attenzione. Ti parla un balbuziente che per anni ha fatto fatica a parlare
e che ha imparato, facendo per esempio teatro, che con la voce i messaggi possono arrivare molto prima, molto meglio e più direttamente alla platea. Quindi è una cosa anche, mi piace sottolineare, che tutti possono imparare a fare, tutti possiamo imparare a usare i gesti, a evitare certi vizi come il grattarsi, ne parlavo stamattina in classe, che possono pregiudicare comunque la resa della nostra performance. Ecco, tutti possiamo imparare a usare meglio i gesti, a conoscerci meglio, perché poi diventa anche un modo di sviluppare maggior consapevolezza, e certamente tutti possiamo imparare a usare la voce. In questo caso dico proprio, se lo dico io, che non parlavo, tutti possono riuscirci. Ti chiedo il ruolo delle emozioni, quanto sono impattanti, sia in negativo che in positivo, quando per esempio si deve parlare di fronte a una platea, quindi a un pubblico, ma anche nelle relazioni personali. Le emozioni sono tutto, nel senso che noi siamo emozione e le persone ci giudicano a livello emozionale, prima ancora che cognitivo, quindi ci appelliamo alla ragione, ma in realtà noi siamo tutta pancia, ok? Detto questo, le emozioni possono essere una risorsa preziosissima se so gestirle, oppure un problema immenso se ne sono schiacciato. E spesso le emozioni sono niente di più che il modo che noi utilizziamo per raccontare quello che ci capita. Questo è un passaggio molto interessante, ovvero il nostro corpo ha delle reazioni chimiche, a volte mediate appunto dal contesto in cui ci troviamo. Immaginiamo un ragazzo davanti all'insegnante che deve raccontare la sua lezione per prendere un voto, ok? In questo caso il corpo si agita, è inevitabile, il cervello comincia a produrre ormoni dello stress e non possiamo farci niente, perché di fronte a certi stimoli noi siamo progettati per reagire in un certo modo. Quello che possiamo fare è cambiare la narrazione che facciamo di quello che noi sperimentiamo. Quindi uno degli esempi riguarda il linguaggio delle negazioni, ad esempio. Dire a qualcuno che è un po' agitato, non preoccuparti, a fronte di un tenore chimico già abbastanza particolare, sentire la parola non preoccuparti, perché il cervello ignora la negazione, quindi non fa altro che peggiorargli la situazione. A volte è sufficiente dirgli stai tranquillo per ottenere un effetto diametralmente opposto. Importantissimo questo passaggio, le emozioni le facciamo noi, le emozioni sono, come dico, ormoni con qualche parola addosso, quindi se il modo in cui stiamo non ci piace possiamo magari non cambiare la chimica, non cambiare le nostre reazioni, ma cambiare il modo di raccontarlo, e questo è un potere straordinario, questo è la libertà di parola. Insieme ai ragazzi della LAS hai iniziato un percorso che ruota intorno al tuo libro Nessuno può farti star male senza il tuo permesso, scritto insieme a Elisa Sednawi ed edito da Mondadori. Ci spieghi come è nata l'idea di scrivere questo libro e a chi è rivolto? Il progetto che sto conducendo in collaborazione con LAS è legato a uno dei miei libri che si intitola Nessuno può farti stare male senza il tuo permesso e che è pensato soprattutto per un pubblico più giovane, proprio perché io da ex timido, balbuziente, introverso, bullizzato, insomma, le avevo addosso di tutti i colori, ho deciso di scrivere questo libro con una coautrice, anche lei con un passato abbastanza interessante, e dedicarlo soprattutto a un pubblico più giovane, poi lo leggono anche i grandi. Però diciamo che il pubblico di elezione è quello, ed è la storia di due ragazzini che hanno dei problemi e vengono, diciamo così, stimolati dalla vita a dover reagire, ed è un percorso anche didattico, perché dietro ogni capitolo c'è una sfida che poi il giovane lettore può fisicamente mettere in campo, ed è un libro quindi che ha l'ambizione di trasformare il lettore mentre lo legge e chiaramente anche dopo a seguito dei compiti fatti. E portarlo in una scuola era uno dei miei sogni, fra l'altro l'ho scritto pensando che bello sarebbe poter insegnare queste cose a scuola, e di cuore dico grazie anche a LAS, questo sogno è diventato realtà, quindi un intero anno dedicato a questi argomenti così determinanti e importanti per certamente il rendimento scolastico, ma anche proprio per il benessere e per la salute dei miei alunni. Grazie mille Paolo per essere stato qui con noi e aver risposto alle nostre curiosità e averci regalato dei preziosi consigli. È stato un piacere, un onore e a risentirci presto.